Buongiorno, Dio vi benedica questo nuovo giorno e che la pace del Signore possa entrare nei nostri cuori questa mattina per poter affrontare un nuovo giorno che Dio stesso ci ha donato e lo vogliamo spendere al meglio. È vero, tante sono le preoccupazioni, tante sono le ansietà, le problematiche che ci circondano e non fanno altro che creare delle ansie, delle preoccupazioni, delle oppressioni e non farci vivere la vita che vorremmo. Ma oggi Dio vuole incoraggiarti, vuole riempire il tuo cuore con quella speranza, con quella gioia. Voglio portarvi alla parola del capitolo 43 del libro di Isaia. Il Signore solo è colui che salva Israele. Quel profeta Isaia parlava attraverso il Signore. Il Signore rivolgeva la sua parola su questo profeta e questo profeta lo trasmetteva al popolo, quel popolo che era ormai da tempo che cercava speranza, liberazione, quel popolo che ormai viveva una vita di trasgressione, una vita affannata e non voleva altro che trovare libertà. E proprio qui il Signore parla al popolo attraverso quest'uomo, attraverso questo profeta, dicendo così: ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Bene, qui il Signore ha riscattato il suo popolo, ha riscattato tutti coloro che vanno a Lui, con un cuore aperto, con un cuore limpido, con un cuore puro. Tutti coloro che vanno al Signore con quella fede, con quella certezza di poter ricevere quella che è la liberazione. Così come il popolo di Israele cercava liberazione, così anche oggi, caro amico, cara amica, puoi cercare anche tu liberazione nel suo nome, nella sua potenza. Il secondo versetto dice: quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sormeggeranno. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Bene, come abbiamo iniziato questa giornata, come ci siamo espressi poc'anzi, per quanto riguarda le problematiche. È vero, il Signore ti dice che nel momento in cui tu avrai dei problemi, quando ti sentirai sommerso dai problemi, quando quest'ansia si farà sempre più grande nel tuo cuore, quando la tua mente inizierà a ragionare per poter trovare la soluzione ai tuoi problemi, sappi che Dio solo è il tuo Salvatore. Solo Lui può liberarti, solo Lui può salvarti, perché Lui è il Dio, Lui è il Signore, il tuo Salvatore. Ti ha riscattato, ti ha fatto figlio suo, figlia sua, ed è il compito suo liberarti da quelle che sono oggi le tue oppressioni. Ma devi cercare di donare e impegnarti più che altro, donare il tuo cuore a Lui, a crescere la tua fede. Il versetto 4 dice: perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Oggi il Signore ti dice: ti amo. Oggi il Signore dice che tu sei stimato ai Suoi occhi. Beh, cosa vogliamo di più? Il Signore ha uno sguardo sulla tua vita e ti guarda con degli occhi particolari, con quegli occhi pieni d'amore, con la speranza che tu possa aprire il tuo cuore alla Sua presenza, alla Sua parola e credere fortemente, fermamente, quello che Lui oggi sta dicendo al tuo cuore. Il versetto 5 dice: non temere, perché io sono con te, io ricondurrò la tua discendenza da oriente e ti raccoglierò da occidente. Non temere, perché io sono con te. La parola non temere nelle sacre scritture della Bibbia è ben scritta 365 volte. Guarda un po', un temere al giorno, un non temere al giorno. Dio è con te ogni giorno e ogni giorno vuole dirti: non temere, io sono con te.
Io benedirò la tua discendenza. Ebbene, queste parole quest'oggi io credo che possono entrare nei nostri cuori, fare breccia nei nostri cuori, se noi siamo predisposti nel riceverle. Vogliamo dire: Signore, io credo fortemente che tu sia un Dio vivente e tutto ciò che tu hai fatto al popolo di Israele quando lo liberasti dopo 400 anni dalla schiavitù del dominio egiziano, così puoi liberare me da quelle che sono le mie afflizioni, i miei problemi. Dio benedica grandemente la tua vita, Dio possa continuare a iniziare un percorso, un'opera nella tua vita, nella tua casa e nella tua famiglia, perché Dio ancora oggi è all'opera. Il suo braccio non si è accorciato e le sue promesse non sono mai venute meno. Dio ti benedica.